Ragazzi, ma anche voi capita di andare attaccato a un albero e non avete proprio nessuna possibilità di giocare da destro e quindi l'unica speranza è che giocate da mancino. Andiamo a vedere. Ciao, sono Alessandro Pizzi di Golf Project. Se ti piace il video, metti mi piace e scrivi sotto un commento. Non dimenticate di iscriverti al nostro canale YouTube e attivare la campanella per non perderti nessuno dei nostri super fantastici videos. Sono andato a sinistra con il colpo al green, mi trovo la palla attaccata a un albero e qua ragazzi è impossibile giocare da destri perché non c'è nessuno spazio per giocarci. Quindi cosa bisogna fare? Bisogna inventarsi il colpo da mancino. E come si fa? Allora, innanzitutto dobbiamo girare il bastone all'incontrario. E che bastone utilizzo? Un bastone con tanto loft, perché se usassi un bastone con poco loft rischierei proprio di non riuscire a far sollevare la palla. Per l'occasione ho preso il mio bel wedge. Anche il grip da mancino è invertito, quindi la mano destra è la prima mano che impugno e la sinistra è l'altra mano. Ovviamente se non ve la sentite mettete un grip baseball in questo modo. Se siete un po' più esperti potete usare, come faccio io quando gioco da mancino, l'interlock. Cosa devo fare? Devo assolutamente fare delle prove da mancino. Quindi mi metto in questa posizione e faccio il mio bel backswing. Backswing e follow through, in questo modo, avanti e indietro. Ovviamente... vedete che la faccia del bastone, se la mettessi dritta, punta tantissimo a destra. Devo girarla un pochino e poi fare un leggero swing. La difficoltà di questo colpo qual è? Sicuramente colpirla la palla, perché da mancini, se non siete mai stati abituati a praticare, vi troverete in difficoltà. Ovviamente è un colpo che dovete praticare in campo pratica e anche, perché no, quando andate a giocare in campo fuori gara lo praticate. Così vi tirerà fuori da queste situazioni un po' strane e difficili. Quindi ragazzi, adesso non mi resta che mostrarvelo. Mi raccomando, il peso sempre sul lato destro e tutto invertito. E fate la prova. Vediamo. Ragazzi, anche troppo bene l'ho presa. Perché ha passato leggermente il green, però avete visto che schizza un pochino. Quindi, ovviamente, la cosa importante era... togliersi da guai da questo colpo, perché da destro non c'era nessuna possibilità. Il colpo non è andato male, appena oltre il green farò un altro approccino, però intanto sono uscito dai guai. Quindi, anche voi provate questo colpo da mancino, obbligato. Iscrivetevi al nostro canale YouTube, attivate la campanella e che dire, per un golf perfetto.